Buonasera amici di Sport Sicilia, il consueto appuntamento quotidiano con l'approfondimento sportivo. Siamo alla vigilia di una nuova giornata di campionato, in realtà il ritorno del campionato di Lega Pro e anche di Serie B. Ma noi ci occupiamo oggi di Lega Pro in particolare. Saluto l'ospite, il mio ospite Giuseppe Guzzardi, grazie. Buonasera. Di essere con noi. Allora, vediamolo questo campionato, come ricomincia, come riparte la classifica del girone meridionale della Lega Pro. Vede appaiate in testa Matera, Juve Stabia e Lecce a 43 punti, segue il Foggia 41, staccatissimo Cercosenza e Francavilla a 33, poi Fondi 29, Andria 29, Catania 28, Siracusa 27, le altre siciliane, Messina a 21, Acragas a 20, questo è il quadro, chiude la Vibonese con 15 punti. Il programma di domani, in realtà la giornata viene spalmata sino a lunedì, considerato il fatto che il Catania giocherà proprio in posticipo lunedì sera contro il Fondi. Allora, vediamo gli appuntamenti delle gare previste in questo turno. Si torna a giocare la 22esima giornata dopo 20 giorni, 25. Oltre 20 giorni di stop. Le gare delle squadre siciliane: il Messina che va a trovare il Francavilla domani alle 14.30, fischio d'inizio, la partita che seguirete in diretta in esclusiva su Antenna Sicilia a partire dalle 14.20. Poi si gioca sempre domani Siracusa-Taranto nel primo pomeriggio, sempre come detto 14.30, l'Acragas alle 16.30 va sul campo della Regina e poi lunedì alle 20.45 c'è Fondi-Catania. Questo è il programma. Con la squadra che lavora a Torre del Grifo, sta preparando la sfida con il Fondi. Sentiamo allora Francesco Triò. Il mercato messo da parte per le prossime 48 ore, perché la ripresa del campionato è ormai alle porte e bisogna pensare a ripartire bene. Il Catania si tuffa cuore e mente sulla trasferta di Fondi, posticipo di lunedì. Gli universitari sono squadra da non sottovalutare, composta da elementi di categoria, alcuni anche vecchie conoscenze rossa-azzurre. In più c'è l'ex capitano dell'Acragas Marino, che è l'allenatore del Fondi. Pokesh ha già messo dentro l'11 titolare nell'ultima amichevole giocata contro il Latina. Marino consente a Pokesh di cambiare pelle al 4-3-3 del Fondi, visto che può giocare sia in difesa che a centrocampo. Tiscione e Calderini rappresentano i punti di forza dell'attacco, dove spesso viene impiegato anche Squillace, l'ex catanzarese che può fare tutta la fascia e a cui piace spingere con continuità. Non una matricola, insomma, il Fondi che sta facendo bene in questo campionato, un'insidia non da poco per il Catania alla ripresa dopo quasi un mese di stop. Un Catania che si presenterà in Lazio con diverse novità, almeno nell'organico. Mancano ancora 3 giorni e 2 allenamenti pieni, e quindi parlare di formazione ancora prematuro. La certezza riguarda l'assenza a Foggia degli squalificati Scoppa e Di Cecco. Rigoli ha provato ripetutamente la difesa a 3 con Marchese, Bergamelli e Gil. A centrocampo, se sarà cambio di modulo, è probabile l'inserimento dal primo minuto dell'altro nuovo acquisto, Baldanzeddu. In attacco i dubbi maggiori, perché la partenza di Paolucci non ha eliminato tanta concorrenza. Anastasi, Barisic e Khalil sono a giocarsi una maglia, perché i sicuri di giocare sembrano sempre Russo e Mazzarani. Si riparte quindi con un obiettivo dichiarato, la migliore posizione nella griglia dei playoff per giocarsi la promozione in quello che è un campionato a sé. Il Catania però deve cambiare marcia, soprattutto in trasferta, dove sinora ha conquistato una sola vittoria a Cosenza e ben 6 pareggi. Lontano dal Massimino, insomma, serve il ritmo del Massimino. Allora, queste le indicazioni che nel prepartita, ovviamente ancora Catania ha tempo, visto che si gioca lunedì, ma ci sono delle novità che vanno anche segnalate, perché oggi si è allenato con i nuovi compagni di squadra Tavares, ex Messina, ex Catanzaro, giocatore che arriva a Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non sarà, eccolo qui, lo stiamo vedendo in conferenza a Catanzaro, non sarà questa l'unica novità che riguarderà il Catania sul fronte mercato per quanto riguarda il reparto offensivo, perché oltre Tavares il Catania insegue sempre Leonardo Perez, che è giocatore dell'Ascoli. Bisognerà vedere se effettivamente l'Ascoli libererà il suo attaccante, cerca sul mercato un sostituto. Non solo Perez, sempre per l'attacco, si fa anche il nome di Mustacchio della Provercelli,
perché la squadra sarebbe interessata a Khalil, quindi ci potrebbe essere, Uno diciamo, scambio. uno scambio, comunque una contropartita, non solo, diciamo, scambio di giocatori, ma forse anche una contropartita economica. Insomma, il Catania sta cercando di rimodulare il reparto Offensivo. offensivo, perché nel girone di andata e per le prime due partite del girone di ritorno le cose non sono andate benissimo. Certo, no, ma è normale che oltretutto sono gli ultimi giorni di mercato, se c'è da poter effettuare qualche colpo, penso che passato questo poi non c'è più niente da andare a cercare sul mercato. Ma io ritengo che soprattutto speriamo di ritrovare il Marchese che abbiamo lasciato, perché sicuramente è stato uno dei migliori giocatori di quei famosi 58 punti quando la squadra è in Serie A, e credo che tutti quanti abbiamo un ricordo bellissimo del giocatore. Non riesco e non riuscirò mai a capire neanche strategicamente perché il giocatore sia stato lasciato andare a Genova, quando per poter sostituire in quel ruolo abbiamo dovuto comprare quattro giocatori. Mi riferisco all'epoca a Capuano, mi riferisco a Peruzzi, mi riferisco ad Alvarez e mi riferisco a Monzon, cioè quattro giocatori per non aumentare l'ingaggio di un giocatore che secondo me li valeva tutti. Comunque, chiusa questa parentesi, vediamo adesso appunto il rientro di Marchese che ci possa dare, visto che a Genova ha fatto l'esperienza di centrale, perché noi ce lo ricordavamo fluidificando o esterno alto E di proprio a sinistra. questo volevo arrivare, cioè il fatto che il Catania possa giocare a Sì, 3, possa perché arriva anche Baldanzeddu, che ieri è Baldanzeddu, stato appunto. per l'appunto presentato. Certo, ma io ritengo che se noi andiamo a vedere la statistica, che ci dà sempre un aiuto su quello che è la matematica, diciamo, su quello che poi effettivamente avviene sul campo, noi sui 16 gol che abbiamo subito abbiamo preso 8 gol sulla fascia, sul versante destro, proveniente dal lato destro, altri 7 li abbiamo presi sulla parte centrale, di cui questi 7 quando venivano a mancare un giocatore fondamentale come Bergamelli. Quindi questa è diciamo, la statistica che ci dice dove sono delle aree della difesa che dovevamo andare a coprire, Eppure il penso. Catania comunque Ed è è una delle migliori tra le migliori difese, perché difese. se ci fosse stato, diciamo, il tracollo con la Juve Stabia, sicuramente era la migliore difesa, ritengo, da questo punto di vista. È partito anche Bastrini, questo significa che Catania tornerà sul mercato per cercare anche un altro centrale, Certo, perché un giocatore. credo che poi anche lì una squadra, non so, non è fatta da 11 giocatori, ma necessita anche di alternative oggi e domani, fra squalifiche, infortuni. È normale che dietro ci debba essere delle gente molto affidabile da questo punto di vista. Adesso cerco di stimolarti a centrocampo. Catania giocherà contro il Fondi, sicuramente senza Scopa e anche Di Cecco, Che sono perché sono squalificati? squalificati. Torna Fornito, Certo. giocatore che però insomma, non gioca da parecchio tempo Certo. perché si è fatto male nella partita con il Siracusa, e da lì in Sì. poi insomma, il Catania l'ha avuto a disposizione. C'è questa ipotesi Lodi che torna a prendere prepotentemente corpo. Il giocatore nelle ultime ore avrebbe nuovamente avuto contatti con la dirigenza rossoazzurra. Lodi però deve rescindere con l'Udinese. Certo. Il ritorno di Lodi certamente alzerebbe la qualità in mezzo a campo, darebbe tanta esperienza alla squadra di Pino Rigoli. Si parla per lui di un contratto pluriennale un po' sul modello che è stato applicato a Giovanni Marchese. Ovviamente discutere un giocatore come Francesco Lodi penso che sia abbastanza utopistico da un punto di vista tecnico, non dire che potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Ecco, io credo che Lodi fino alla fine della chiusura delle contrattazioni cercherà ovviamente di trovare, ed è anche plausibile sotto le aspettative dei giocatori, trovare una categoria che sia più consona alle sue qualità. Ovviamente, in ultima analisi, non riuscendo a trovare nessun tipo di collocamento, va a trovare una piazza che tutto sommato lo stima, lo ama, credo che abbia anche qui realizzato famiglia, quindi tutto sommato. Io non vorrei che si verificassero però che i Lodi, Marchese, faccio dei nomi, ma non per direttamente, ma che siano la copia di quello che ha fatto Paolucci o che ha fatto lo scorso anno Plasmati. Cioè dire, questi giocatori, se devono venire da una categoria superiore a una categoria inferiore, devono dare quell'upgrade in più che non sono riusciti, che dovrebbero dare proprio perché hanno un tasso tecnico e qualitativo notevole. Se devono essere qui a fare le scampagnate alla Paolucci, credo che non abbiamo bisogno di questi giocatori. Allora, ci fermiamo.